Antonio Cacucci, faccio lo scrittore, ma un mestiere alquanto improbabile. Soprattutto sono appassionato di Messico. Forse dovrei dire che la magnifica ossessione che ha ormai permeato tutta la mia vita. Ho vissuto in Messico, ci torno continuamente e quindi non potevo mancare idealmente, materialmente, qui a Verona per il Tocati, che quest'anno è in particolare dedicato al Messico, ai suoi giochi, alle sue tradizioni. Ora, a parte il mio rapporto di lunga data con la cultura messicana e il grande interesse che ho per vedere e rivedere cose che già conosco, come per esempio la cosiddetta pelota incendiata che il popolo purépecha del Michoacán pratica da secoli e millenni e che è una sorta di variante della pelota, poi che nome dato dai conquistatori, che fu prima dei Maya e poi degli Aztechi. Poi so che qui insomma ci saranno tante persone idealmente amiche, cioè venute dal Messico, e comunque io stesso ho un rapporto così di lunga data con il gioco d'ogni sorta. Certo, adesso con gli anni che passano faccio meno giochi di squadra e più giochi sedentari, però ecco, continuo a pensare che innanzitutto il recupero di una certa memoria che non vada perduta sia molto importante, questo in qualsiasi campo, in questo caso i giochi, ma la memoria è sempre un patrimonio che non andrebbe in nessun modo disperso. Ecco, il gioco dovrebbe continuare ad insegnarci lo stare insieme, il condividere qualcosa, anche laddove il gioco è competizione. Noi forse come società viviamo una situazione molto negativa rispetto al gioco di strada. Io adesso non sono più giovane, ma neanche vecchissimo, eppure da bimbo e da ragazzino ho avuto la fortuna di poter giocare per strada con tanti altri miei coetanei. Ecco, io credo che quello fosse un insegnamento di vita costante, si apprendesse a stare insieme, ad essere meno permalosi, ad accettare la sconfitta. Ecco, credo che un giovanissimo abbia bisogno di questo, di considerare che si può essere sconfitti ma non vinti, che c'è sempre una rivincita, e purtroppo a volte la mancanza di questa situazione insieme, di questa situazione condivisa con gli altri, che fa sì che oggi molti giochi siano così individuali, in solitudine, ci fa perdere un po' il contatto con questo grande insegnamento, e questo spiega perché tanti oggi non accettano la sconfitta, che invece deve essere parte della vita. Ecco, il gioco collettivo ci aiuta a imparare anche e soprattutto questo.